Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video, sono Raffi e direi che è parecchio tempo che non pubblico niente, a parte il vlog che avevo fatto sulla Fiera del Fumetto con Carlotta e Miriam, però direi che è parecchio tempo. Allora, mi sono resa conto che non ho mai fatto un video di presentazione e quindi vorrei rimediare. Allora, ho cercato qualche domanda su internet a cui rispondere. E niente, adesso risponderò. Nome, mi chiamo Raffaella. Soprannomi. Allora, ho diversi soprannomi, dipende un po' anche dalle persone con cui sono e soprattutto come vogliono chiamarmi loro, però quelli più usati sono Raffi, Raffa, Raff o... C'è una mia amica che ogni giorno mi chiama con un nome diverso, che è Marta, che la saluto. Data di nascita, sono nata l'8 giugno 1997, infatti compio 19 anni tipo tra meno di un mese. Segno zodiacale sono gemelli. Che scuola fai? Allora, faccio l'ultimo anno del liceo linguistico a Treviglio, dove abito, e quest'anno infatti c'ho la maturità ed è per questo che non ho più pubblicato video, perché il tempo è quello che è, devo studiare, ho diverse cose da fare e nada. Vorresti avere figli? Assolutamente no. Allora, odio i bambini, mi dispiace dirlo, ma allora non ho pazienza proprio zero. E sono... No, non li sopporto, cioè quando cominciano a urlare così, giuro, non riesco a tollerarli. Sei fidanzata? No. Non caga nessuno. Innamorata? Non più. Di che colore hai gli occhi? Sono verdi. Cioè, da piccola erano tendenti al grigio, azzurro, adesso sono diventati verdi. Poi, di che colore hai i capelli? Allora, i miei naturali sono castani scuri. E tipo, ho fatto la tinta, era blu una volta sta cosa qua, adesso è diventata un misto tra verde, azzurro e qualche altro colore. Poi... Sei alta? Sono alta 1,64 a dir tanto e tipo sono una delle più basse della mia classe e quindi no, non sono alta per niente. Sei mancina o destra? Sono destra, anche se da piccola usavo entrambe le mani. Sai eruttare? Diciamo che a comando no. Poi cioè, sì. Che sport fai? Faccio equitazione da quando avevo 6 anni e mezzo e cioè, penso di andare avanti per quasi tutta la vita perché veramente mi piace troppo. Quali sono i tuoi hobby? Allora, oltre ad andare a cavallo, suono la chitarra acustica e elettrica. Da piccola, cioè non da piccola, fino a 3-4 anni fa prendevo lezioni, mentre adesso suono per conto mio a tempo libero, così, ma un po' abbandonando questa passione. Che animali hai? Allora, ho un cane che si chiama Luna, che aspettate un attimo, vado a prenderla. Questa è Luna, che tipo c'ha 15 anni. Luna, guarda, c'ha 15 anni. E poi ho due pappagalli che sono di là, ma sono due deficienti che non sono due deficienti perché oltre a sporcare ovunque, continuano a litigare, a cominciare a urlare tipo alle 6 del mattino, quindi sono due cretini. Poi ho due tartarughe d'acqua che però le ho date a mio cugino perché in giardino c'è tipo un laghetto, quindi gliele ho lasciate a lui, che ormai erano diventate tipo grosse così. E poi ho un cavallo che si chiama Jack Jumper e nada, lo amo. Colore preferito è assolutamente il blu, anche se ho diciamo qualche preferenza verso il verde, però blu tutta la vita. Allora, hai dei piercing? No, non ho nessun piercing. C'ho, vabbè, due dilatatori, però piccolini da 0,5 e basta. Ti piacerebbe fare un tatuaggio o hai tatuaggi? Allora, mi piacerebbe, non ho tatuaggi, ma mi piacerebbe farne uno e avevo pensato di fare l'ancora con scritto papà e vabbè.
Film preferito, allora, ne ho parecchi di film preferiti. In generale mi piacciono molto quelli con Johnny Depp o Angelina Jolie, che è la mia attrice preferita. E in particolare però di film preferito mi piace molto Pirati dei Caraibi. Poi, gruppo preferito, allora, io sono fissatissima con le Fifth Harmony, in particolare con Lovell, che non la descrivo neanche. Cioè, cercatevi le foto e sbavate. Ah, vabbè, l'ultima, fai un saluto. Allora, un'altra novità che volevo dirvi è che all'inizio di settembre avevo fatto con un mio amico, I Am Daddy Kenny, quello con cui avevo già fatto video, avevo fatto un video della la Yoga Challenge, che però non ho mai caricato perché era imbarazzantissimo. Quindi avevo pensato di mettervi qualche spezzone in questo video per farvi vedere qualche mossa che e sembra più un Kama Sutra piuttosto che una sfida di yoga. Però potete vedere questa mossa. Oppure quest'altra, le gambe. Hai ragione. Scusa. Sì. 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 Peso da niente. Ciao. 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 Fai Superman, fai Superman, fai Superman. Di grande, wow! No, basta. E basta, questa qua è l'ultima. E Luna, vieni qua. Guarda, Rami, mi hai colpito molto in basso. C'è l'ossigeno. Al culo, ho tutto, ok? Va bene. Ultimissima novità, c'è una mia amica, una mia compagna di classe, che mi ha chiesto di fare la Rischia il Gusto Challenge, quella sfida dove mangi caramelle, che alcune sono buone, altre hanno un gusto schifoso, tipo pannolini, cacca o vomito. E molto presto penso di farla insieme a Ale Styler, a questa mia amica, e a Daniele, a Ian Belly Kenny. Quindi, al più presto, spero di aggiornare il canale. Per ora vi lascio così, è un video, diciamo, non so come dirlo, un video un po' a caso, perché era un po' che non pubblicavo niente, poi mi sono accorta che non avevo fatto la presentazione. Quindi niente, spero vi sia piaciuto. Se volete darmi qualche consiglio potete farlo nei commenti, oppure potete scrivermelo su Facebook alla pagina Raffi Styler. E basta, grazie mille, cioè mettete mi piace o non mi piace secondo le vostre preferenze. Grazie mille per aver visto il video, condividetelo, fate quello che volete. Ciao!